Buongiorno, sono Elisabetta De Maio, ringrazio innanzitutto per la possibilità di essere qui. Volevo fare una piccola premessa, questa presentazione nasce da un lavoro che ho scritto con una collega che è anche mia sorella, Francesca De Maio, e perché abbiamo deciso di affrontare la tematica dei benefici per la salute cercando di avere, come si legge nel sottotitolo, un approccio interdisciplinare, nel senso lei ha una competenza medica, io sono un'antropologa, quindi abbiamo cercato di analizzare questa tematica così delicata e importante, mettendo insieme appunto sensibilità e formazioni differenti. Volevo iniziare questa presentazione sia in maniera un po' ironica, mettendo questa immagine dei Simpson che fanno un po' il verso ad Abbey Road dei Beatles, perché secondo me bisogna sempre ricordarsi di avere un po' di ironia nella vita anche quando si affrontano tematiche così complesse come questa dei benefici della salute, dell'importanza del camminare, e soprattutto con questa poesia di Antonio Machado, che è un poeta di fine 800 spagnolo, che tra i vari componimenti scrisse questo dedicato al camminante, che non ho voluto tradurre né con viandante né con pellegrino perché ha un senso molto più profondo. E sia in senso estremamente letterale per la giornata in cui ci troviamo a parlare oggi, dedicata al camminare, perché appunto dice fondamentalmente di camminare, perché il cammino si fa soltanto camminando, e poi perché è un po' uno stimolo proprio ad approcciare la vita in un certo modo, ad approcciarla come un'opportunità quotidiana di cambiare noi stessi, e l'unico modo per farlo è appunto camminando giorno per giorno, modificando il nostro sentiero, quindi la nostra strada e la nostra città, che è l'ambiente in cui viviamo e in cui ci troviamo a relazionarci quotidianamente e tutti i giorni. Tornando un attimo sull'argomento focus di questa giornata, l'active commuting. Che cos'è l'active commuting? Per chi non lo sapesse, sono gli insiemi di spostamenti casa scuola e casa lavoro di tipo attivo, quindi a piedi o in bicicletta. Ho enfatizzato casa lavoro e a piedi perché naturalmente oggi è la giornata dedicata alla mobilità pedonale e noi ci troviamo comunque in un luogo di lavoro, quindi la cosa importante appunto era sottolineare il tragitto da e per gli spostamenti casa lavoro. Riporto brevemente questi dati del censimento popolazione Istat che riprendono del 2014, che riprendono i dati riportati, comunque l'andamento riportato prima dalla dottoressa Brini, in cui si evidenzia che appunto la maggior parte della popolazione comunque predilige un mezzo di trasporto e quasi il 61% utilizza una macchina propria, in questo sono compresi anche gli spostamenti casa scuola. E per quanto riguarda invece la popolazione che decide di andare a piedi, quasi il 16% va a piedi e decide di raggiungere sia la scuola che i luoghi di lavoro scegliendo appunto di camminare, ma soltanto l'11,5% dei lavoratori raggiunge il posto di lavoro a piedi. E questo naturalmente sappiamo che la scelta molto spesso, appunto, come abbiamo visto negli interventi precedenti, sono legati anche al contesto ambientale e alle difficoltà di raggiungere un posto a piedi, al tempo e via discorrendo. Volevo iniziare in una maniera un po' positiva riportando dei dati che si ricavano dal portale del Ministero della Salute, quindi dei dati riconosciuti appunto a livello nazionale. Come abbiamo visto nell'intervento precedente del dottor Lenza, camminare, l'attività fisica in generale, il camminare in particolare, può essere considerato un'attività fondamentale per la riduzione e la prevenzione di molte malattie. Probabilmente molti di voi già sono a conoscenza di questo, però credo sia molto importante ribadirlo, perché molto spesso si vedono soltanto i lati negativi degli spostamenti in città, appunto legati a incidenti stradali piuttosto che alla mancanza di marciapiedi e di illuminazione stradale, però i benefici sono talmente importanti che vale la pena ribadirli, quindi appunto va dalla riduzione del rischio di diabete, alla prevenzione e alla riduzione della pressione arteriosa e del colesterolo, alla diminuzione del rischio di malattie cardiache e di diversi tumori, soprattutto quelli del
colon e del seno, alla riduzione della morte prematura, soprattutto quelle causate da infarto e da altre malattie cardiache. E, oltretutto, il camminare e l'attività fisica in generale può prevenire l'osteoporosi e il rischio di fratture. Naturalmente, producendo dispendio energetico, diminuisce il rischio di obesità, che è dimostrato da ricerche scientifiche sta aumentando anche in Italia, anche se a livelli per esempio molto più bassi che negli Stati Uniti, però anche in Italia sta diventando un problema piuttosto grave ed importante. Poi soprattutto nei giovani premiare i comportamenti a rischio come l'uso di tabacco, alcol e diete non considerate salutari. E soprattutto mi piace ricordare che riduce i sintomi di ansia, stress e depressione, favorendo il benessere psicologico. E questo è fondamentale, riprendendo una parola che avevo utilizzato nel sottotitolo, una visione olistica, nel senso che molto spesso l'essere umano viene considerato separato tra corpo e mente, invece è fondamentale curare tutte e due e prendersi cura di entrambe le dimensioni. E per ribadire l'importanza del camminare riporto dei dati ricavati dall'Organizzazione Mondiale della Salute, in cui si evince che chi cammina almeno 20 minuti al giorno rischia ha una riduzione del rischio di mortalità del 22%, che è un dato decisamente alto da prendere in considerazione. E poi mi piaceva ricordare questa stima rischio-beneficio e costo-beneficio del trasporto attivo, quindi in questo trasporto attivo non viene considerato soltanto il camminare ma anche l'andare in bicicletta in questo caso, e da questa review del 2015 e appunto si arriva al risultato che comunque il camminare, l'andare in bicicletta e scegliere una modalità di trasporto attivo i benefici sono decisamente maggiori rispetto agli effetti negativi che possono derivare da queste attività. Naturalmente o gli incidenti stradali e le esposizioni a inquinamento atmosferico. Tra le varie modalità di trasporto, inoltre, è stato dimostrato da uno studio recentissimo dello scorso anno che andare a piedi è la modalità in cui l'esposizione all'inquinamento atmosferico risulta minore. E infatti in questo studio dimostrano che andare in bicicletta, utilizzare la propria macchina o i mezzi pubblici comporta un'esposizione al PM2.5, che sarebbe il particolato fine, rispettivamente di 30, 40 o 50 volte maggiore dell'andare a piedi, e questo lo possiamo immaginare anche dagli interventi precedenti, in quanto comunque quando si va a piedi si cercano sempre percorsi che attraversino aree verdi, parchi pubblici o che comunque permettano di percorrere strade meno trafficate, con meno veicoli e quindi meno esposte al particolato. Per contestualizzare un po' questo intervento ho voluto mettere insieme l'utilizzo di mezzi pubblici insieme alla mobilità di tipo attivo, insieme al camminare, perché comunque non tutti i dipendenti o comunque sicuramente non la maggior parte dei dipendenti ISPRA riesce a raggiungere il posto di lavoro compiendo completamente il tragitto a piedi, ma in qualche modo si deve aiutare attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici. Ma questo comunque ha sempre un fattore estremamente positivo, sia per la riduzione dei problemi di traffico urbano, che conosciamo bene in una città grande come Roma, di inquinamento atmosferico, che poi naturalmente creano problemi legati ai cambiamenti climatici, e contemporaneamente l'unione delle due fornisce sostanziali benefici alla salute. Abbiamo visto sopra i benefici che il camminare e l'attività fisica in generale possono dare e contribuiscono a dare sia alla salute che al benessere mentale, e in più sappiamo anche, sempre da risultati scientifici, dalla ricerca scientifica, che esiste un'associazione positiva, è riscontrata un'associazione positiva tra il benessere psicologico e l'utilizzo dei mezzi pubblici, perché naturalmente nel momento in cui utilizziamo i mezzi pubblici probabilmente compiremo maggiore attività fisica e abbiamo maggiore possibilità di socializzare con gli altri, nonostante abbiano naturalmente preso in considerazione in queste ricerche l'allungamento dei tempi di trasporto e l'affollamento dei mezzi, che conosciamo per esempio per Roma è un problema piuttosto grave. Comunque, nonostante questo, l'utilizzo dei mezzi pubblici può dare un benessere mentale maggiore,
rispetto a che, rispetto all'utilizzare un mezzo proprio come la macchina o la moto. In questa slide riporto la piramide dell'attività motoria perché credo che sia fondamentale proprio per un approccio olistico alla questione, considerare l'importanza delle politiche per la salute, quindi l'importanza che i decisori politici rivestono in quest'ambito. E mi piaceva, mi è piaciuta molto questa immagine perché è estremamente diretta e quindi ci dice che fondamentalmente ciò che dobbiamo fare tutti i giorni è quello almeno di camminare e salire le scale, e questo lo possiamo fare quasi tutti negli spostamenti casa-lavoro e cercando di combattere atteggiamenti sedentari che sicuramente non fanno bene né alla salute né alla nostra mente. E seguendo le indicazioni dell'OMS, questi sono dati del 2010, ma non sono fondamentalmente cambiati, quindi sono estremamente aggiornati, e ci dice che un adulto, e la fascia che ci interessa a noi naturalmente riguarda l'adulto e l'adulto senior, perché comunque va tra i 18 e i maggiori di 64 anni, dobbiamo compiere almeno 150 minuti di attività fisica di intensità moderata nel corso della settimana. Ed è quella che ci interessa in questo caso, perché appunto il camminare rientra perfettamente in un'intensità moderata e se riusciamo ad unire l'utilizzo dei mezzi pubblici insieme a compiere una parte del tragitto e gli spostamenti casa-lavoro a piedi, potremmo raggiungere tranquillamente questi livelli minimi per garantirci comunque un benessere fisico e psicofisico. E per quanto riguarda, per ribadire l'importanza dell'attività fisica e del camminare, riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, ho riportato il programma Health 2020, che è il modello di politica europea a favore della salute e del benessere, che viene ripreso totalmente dalla strategia individuata sempre dall'OMS per l'attività fisica 2016-2025, in cui vi ho riportato, proprio a sottolineare l'importanza del camminare e delle modalità di trasporto attivo, individua tra i vari ambiti prioritari la promozione dell'attività fisica come parte della vita quotidiana di tutti gli adulti, ad esempio nella mobilità di trasporto. E l'obiettivo, il primo degli obiettivi di questo ambito è proprio ridurre il traffico automobilistico e aumentare la viabilità a misura di pedoni e ciclisti, quindi rientra perfettamente nel percorso che stiamo portando avanti oggi. E in più, a metà dicembre si è tenuto a Roma, proprio a Roma, una conferenza internazionale sulla salute nelle città, Health in the Cities, da cui è scaturita una dichiarazione che sollecitava le amministrazioni locali proprio a fare questo, a sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità ambientale e alla creazione di una vita salutare. Dalle politiche, diciamo, da un livello alto istituzionale, sono voluta tornare un attimo rimettendo al centro noi, cioè i cittadini e l'essere umano, e per fare questo ho ripreso spunto dal paradigma di Wild, che nel 2012 appunto che conia questa espressione, l'exposome, l'esposoma, che lui mette giustappone al concetto al genoma. Quindi lui dice che non siamo soltanto sottoposti a esposizioni genetiche, ma esistono anche delle esposizioni non genetiche che riguardano un individuo e che lo coinvolgono dalla nascita alla morte. E individua, vabbè, queste tre categorie che vedete riportate in questo grafico, e molto importanti sono state, almeno per me, è stata porre l'attenzione sulle esposizioni esterne specifiche che riguardano in generale, potremmo dire, le esposizioni legate al proprio mondo sociale, al proprio quotidiano, al proprio ambiente e quindi l'aspetto, diciamo, sociale e culturale.
l'ho voluto portare perché secondo me grazie a questo paradigma si riesce a mettere in relazione le problematiche ambientali ed energetiche insieme agli aspetti sociali, culturali e politici ed è un modo per far sì che il cittadino, quindi noi anche come dipendenti ISPRA, ci possiamo trasformare da fruitori, quindi da soggetti passivi a soggetti attivi, ad attori, ad agenti. E fondamentali, in questo mi è piaciuto molto ritrovare l'ISPRA come istituto, perché attraverso due strumenti, che sono la scienza dei cittadini e i nuovi osservatori dei cittadini, si può veramente partecipare e contribuire in maniera attiva. L'ISPRA naturalmente è un istituto di ricerca e quindi c'è una buona parte di ricercatori che fanno proprio questo, però la restante parte di dipendenti, che comunque non si occupa in maniera specifica di ricerca, sono comunque dei soggetti privilegiati, nel senso che siamo sempre stimolati e sensibilizzati a determinate tematiche e forse possiamo cominciare a diventare agenti della nostra quotidianità. E migliorando poi la nostra città, rendendola sicuramente più sostenibile, più sana e più verde. E abbiamo degli strumenti maggiori rispetto al cittadino comune e forse dobbiamo cominciare ad utilizzare e comunicarli all'esterno in maniera migliore e più efficace. E in questo discorso rientra il tema anche della percezione, che si ricollega poi all'ultima slide che adesso vi farò vedere, perché naturalmente nel momento in cui entra in ballo l'individuo e il soggetto, diventa fondamentale l'elemento percettivo. E mi piace ricordare che la percezione individuale dell'ambiente circostante può avere un peso maggiore delle caratteristiche ambientali stesse. Quindi non, tante volte, ci fermiamo troppo siamo troppo bloccati dalla realtà quando poi, dalle nostre percezioni, quando poi invece come riporto nella figura, c'è questo andamento ciclico, nel senso che i comportamenti, le nostre decisioni, le nostre scelte si modificano proprio grazie sia all'ambiente circostante sia a come noi modifichiamo l'ambiente circostante rappresentandolo e percependolo. E un elemento importante della percezione sono proprio il modo in cui noi riusciamo quotidianamente a creare delle strategie di resistenza per comunque compiere determinate azioni che a prima vista sembrerebbero molto difficili, come per esempio camminare per Roma o camminare in certe aree di Roma che non sono particolarmente gradevoli o facilmente accessibili e possono creare molte difficoltà, però ho voluto riportare questo articolo in particolare di Gehl, perché secondo me per chiudere un po' il cerchio i decisori politici e gli amministratori locali dovrebbero interessarsi molto di più alle strategie di resistenza messe in atto dai cittadini quotidianamente che riescono a trasformare delle barriere architettoniche, dei vincoli in opportunità per compiere per esempio percorsi anche non particolarmente agevoli a piedi e recarsi nel posto di lavoro a piedi. Per concludere, il camminare quindi come elemento di uno stile di vita sano in generale, come terapia non farmacologica per il sovrappeso e l'obesità, per ridurre il rischio di ipertensione, ridurre il rischio di diabete, come prima vi ha dimostrato bene il professor Lenza, per prevenire il rischio di dislipidemia, ma soprattutto per il benessere psicologico dell'individuo e della comunità e per modificare la percezione dell'ambiente, perché naturalmente il camminare ci permette di vedere la città in maniera diversa. Finisco dedicandovi questa poesia di Henri De Luca, che non vi leggo perché è troppo lunga e il tempo non è molto, e con l'immagine del Colosso di Costantino, quello è il piede, che è lungo quasi 2 metri e per chi non dovesse averlo mai visto è al Museo Capitolini di Roma. E qui c'è una breve bibliografia, grazie a tutti per l'attenzione. Giulio a presentare. Ah sì, giusto, perché nella parte. È così bello, vorrei raccontare. Sono in questo posto così privilegiato. Due osservazioni.
Riguardo anche alla percezione, ricordo che in uno dei primi corsi di formazione per Mobility Management c'era un consulente svizzero che aveva, che come se supportava le aziende a Zurigo, il quale raccontava una cosa, che in una città svizzera in cui i mezzi si muovono con la massima puntualità, la percezione, la percezione dell'utente del trasporto pubblico era sempre di dover attendere l'autobus. E c'era una differenza rispetto, cioè l'autobus arrivava all'orario più o meno preciso, insomma, con uno scarto di proprio un minuto o due, la percezione del ritardo era di 7. E questo la dice lunga su quello su cui si deve agire. La seconda invece riguarda il modello di mobilità che stiamo cercando di immaginare. Noi parlavamo di andare a piedi al lavoro oppure di utilizzare il trasporto pubblico. In realtà bisognerebbe ricordare che questo nuovo modello include forme di mobilità della sharing economy. Quindi c'è il car sharing, come diceva Paolo Piacentini, ma c'è anche il carpooling. Vi faccio un esempio, l'app di Moovit consente di, se uno è predisposto, accetta insomma una serie di condizioni, ad avere dei passaggi da chi si muove in automobile a Roma. Ora, io l'ho testata qualche volta e dal punto di vista del camminare c'è una riflessione da fare, perché se ben organizzata, quindi se i tempi vengono rispettati e il passaggio viene ben organizzato, ci si sposta a piedi nel punto di raccolta del carpooling, che significa qualcuno mi dà un passaggio, e condivido il passaggio con quella persona e quindi socializzo anche in quest'ambito. Basta, e passo la parola diciamo, per trattare un tema che ha un risvolto più di tipo legale, giuridico, perché riguarda la tutela dell'incidente in itinere, dello spostamento a piedi. Insomma, ci vogliono.